Vanessa Incontrada e Lino Guanciale sono stati ospiti della puntata de La Vita in Diretta andata in onda giovedì 13 settembre. I due attori hanno parlato della fiction Non dirlo al mio capo 2. Qui le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 20 settembre. L'intervista realizzata da Tiberio Pimpone, però, è stata anche un'occasione per far venire alla luce un aneddoto inedito che lega il conduttore e l'attrice spagnola. Tiberio Pimperi e il duo di Picchi di Vanessa Incontrada. Tiberio Pimperi ha interrotto l'intervista per raccontare un aneddoto che sarebbe accaduto nel lontano 1996. Il conduttore ha ammesso di ritenere Vanessa Incontrada l'archetipo della compagna della vita, così, quando gli capitò l'occasione di parlare con lei, ne approfittò per chiederle di uscire. Purtroppo l'esito non fu quello sperato. Posso fare una confessione? Riavvolgiamo il nastro di qualche anno. Adesso sto nel carrello dei bolliti, ma all'epoca mi difendevo. Ero abbastanza chiara. Una volta chiamo al telefono una mia amica Roberta Capua, non facciamo nulla. Era il periodo di mattino in fine. Lei mi fa, sono con amici, c'è anche Vanessa Incontrada. E devo confessare che per me Vanessa Incontrada rappresenta l'archetipo della compagna della vita. Era qualche anno fa, il 1996. Chiesi a Roberta, me la passi un attimo? E le dissi, ciao, sono Tiberio Pimpone, mi piaci molto, mi piacerebbe una volta invitarti a cena. Risposta, no, il telefono attaccato. Due diti, ti chiedo scusa. Mi inginocchio davanti a te, ti chiedo scusa. Non lo faccio più, giuro, non lo faccio più. Ne ho presi tanti di due diti, ma quello ... va bene. Da Vanessa Incontrada ci sta, la reazione di Vanessa Incontrada. Vanessa Incontrada, visibilmente divertita ma anche imbarazzata dall'aneddoto, ha dichiarato di non ricordarlo. Io non me lo ricordo, però mi fido di te. Subito dopo, tuttavia, ha aggiunto alcun dettaglio, scusatemi, ma io dico, già ero giovane. Mi chiama lui e dico, ma che vuoi, ma chi sei? Tiberio Pimperi, allora. Non ha potuto fare a meno di notare che forse qualche residuo dell'accaduto c'era ancora tra i ricordi dell'attrice, ma allora te lo ricordi, Lino Guanciale sta al gioco. Mentre Tiberio Pimperi e Vanessa Incontrada parlavano dell'episodio, Lino Guanciale se la ride. Prima ha commentato, Tiberio se vuoi vi lascio subito. Poi, mentre rimarcava quanto si sia sentito a suo agio lavorando con Vanessa Incontrada, le ha preso la mano. Pronta la reazione di Tiberio Pimperi che ha ironizzato. Scusi Guanciale, le dispiacerebbe lasciare quella mano? Perché un pochino sto rosicando.